Buonasera ragazzi, bentornati in un nuovo video. Parlo un pochettino a bassa voce perché Tommy sta facendo riposino prima di cena. Stasera siamo a casa da soli, ecco perché ho deciso di fare questo video così. Ci teniamo un po' compagnia. Io tengo compagnia a voi, spero, e voi tenete compagnia a me. Il rientro dalle vacanze è stato un po' traumatico, più che altro per Ste, perché ha ricominciato la sua settimana lavorativa, ma non a casa è partito, starò via a dormire. Quindi noi stanotte saremo a casa da soli, ogni tanto succede, e quindi ho pensato di portarvi con noi nella nostra routine serale, appunto quando siamo a casa da soli. In realtà non sono sola, c'è qualcuno che mi fa sempre compagnia, le piccoline Gioia e Mocha. Venite in casa che fa caldissimo. Dai, dentro, venite. Diamo il benvenuto anche a lui, il condizionatore Santo Subito. Fa caldissimo oggi e ne ho approfittato stasera per accenderlo per togliere i 28 gradi che avevamo in casa. E ora ce ne sono 26 e mezzo, quindi direi già molto meglio. Gioia, dovete sapere che è un amante dei tappeti. Dove c'è un tappeto, molto probabilmente c'è Gioia. Controllare Tommy se sta ancora c'è qualcuno che si è svegliato dal pisolino. Abbiamo dormito anche tanto, bravissimo. Ti piace fare i sorrisi? Ti piace tantissimo fare i sorrisi a tutti e mostrare la lingua, sempre fuori la linguetta. Ora mi sono svegliato, così la mamma non può più preparare la cena per lei, perché adesso la deve preparare per me, vero? Prima mangia sempre lui. E poi mangio io. Sei affascinato? Eh? Sei affascinato? Chi è quel bimbo? Sei tu? Poi, ciao, ciao a tutti, vado a mangiare la pappa. Vieni, seggiolone. Bravo, seduto. Seduto, bravissimo. Pronta, la aggiungo al passato di verdura. Stasera ho fatto zucchina e carota. Aggiungiamo un filettino d'olio. Pappa di Tommy, pronta. Buon amore. Piace? La pappa mi è piaciuta davvero tanto. Come volevasi dimostrare, anche oggi ha mangiato tutto. Buona? In vacanza, sapendo di questa settimana un po' particolare di rientro e dove era un po' complicato per me andare a fare la spesa per tutta la settimana, ho fatto l'abbonamento su HelloFresh. Ho già provato il loro servizio diverse volte e mi sono sempre trovata molto bene. In cosa consiste? In sostanza è un abbonamento settimanale dove potete scegliere tra 17 ricette diverse ogni settimana e ricevere direttamente a casa tutti gli ingredienti necessari per preparare il piatto che avete scelto. E il tutto arriva confezionato molto molto bene in sacchetti diversi in base alla ricetta, quindi al piatto che avete scelto. Mentre gli ingredienti che vanno in frigorifero arrivano tutti contenuti all'interno di questo sacchetto salva freschezza. Sono tutti ingredienti di qualità e di stagione. Vedete, c'è il ghiaccio
Io trovo comodissimo questo servizio proprio per quando non avete tempo di fare la spesa, non volete rischiare di sprecare il cibo, perché a volte capita, a me è capitato diverse volte di fare una spesa molto ricca e poi sbadatamente di dimenticare qualcosa in frigorifero che poi è andato in scadenza. Invece in questo caso arriva tutto perfettamente dosato, quindi gli ingredienti necessari proprio per preparare la ricetta che avete scelto. Io ora vi faccio vedere le tre ricette che ho scelto e decidiamo, vediamo cosa posso fare stasera. Questa l'abbiamo scelta, ce l'ho scelta con Ste, perché lui è amante dei burger, quindi abbiamo scelto un burger di petto di pollo alla messicana, bocconcini di lonza al limone e strozzapreti al pesto di zucchine e mandorle. Si trovano piatti sia italiani che internazionali per provare anche cose un po' diverse dal solito. Questa cosa devo dire che mi piace molto, perché sono io bene o male faccio sempre le stesse cose. E stasera quasi quasi per me farei i bocconcini di lonza al limone. Questo sarà poi il piatto che andrò ad ottenere e qui dietro c'è tutta la ricetta passo passo, quindi non posso assolutamente sbagliare. La mia cena è pronta e che dite? Assomiglia o non assomiglia alla ricetta? Sono molto soddisfatta. Momento assaggio, vediamo. Lonza, perfetta, buonissima tra l'altro. Io la faccio spesso, ma non ho mai pensato di farla sfumata al limone, molto buona. Polenta, anche questa è buonissima, e poi insalata con pomodori, piatto super. La mamma ha fatto un piattino niente male. Beh, che dire, direi che il piatto mi è piaciuto molto. Io qui, ragazzi, in info box vi lascio il link e un codice sconto da inserire per provare il servizio di HelloFresh e avere fino a 65 euro di sconto sul vostro abbonamento. Io adesso finisco la cena e poi dobbiamo volare in bagno. Io devo farmi la doccia, lui deve fare il bagnetto e sono già tardi. Adesso ci prepariamo per il bagnetto, quindi siamo qui sul fasciatoio, vero? Tra l'altro è tutto sudato, quindi adesso facciamo un bel bagno anche per rinfrescarci un po', vero? Bravo, un braccio. Attenzione, giù. Bella l'acqua, è bello fare il bagnetto. Meno male che la nostra doccia è lunga, perché adesso schizza tantissimo. Gli piace giocare in questo modo, come in piscina, vero? Però bagniamo tutto il bagno, quindi la mamma mi mette un po' più lontano. Ovviamente durante il bagnetto farci compagnia, guardate un po' chi c'è, loro inseparabili, Gioia e Mocha, che sono innamorate pazze di Tommy. Con questo accappatoio. Adesso vado a mettermi il pigiamino, poi lo metto a letto, così vediamo se si addormenta, perché adesso devi fare la nanna e poi soltanto quando lui si sarà addormentato farò la doccia io. Si sta specchiando. Chi è che si specchia? Chi? Chi? Tommaso. Ed eccoci qua in pigiamati, o meglio con il body. Dorme soltanto col body perché fa caldissimo.
E adesso proviamo a fare la nanna, anche se mi sa che lui voglia di dormire non ce l'ha. Io devo ancora riordinare la cucina, lavare le pentole, tutto quello che abbiamo sporcato per preparare la cena. Devo farmi una doccia assolutamente perché sono sudatissima. Quindi tu devi fare la nanna. Questa è un po' la nostra serata tipo, non tutte le sere sono uguali, però sono molto simili a questa. Ti mando un bacione. Saluta con la manina. Adesso stiamo anche iniziando ad imparare a salutare con la manina. Fai ciao. Ciao ciao. Ciao. Devo fare un cambio di luce perché altrimenti non mi vedete. Ok. Sono riuscita a farlo addormentare. L'ho messo qui accanto a me, tra l'altro si è addormentato attaccato al seno e adesso con questo caldo quando lo attacco suda sempre nella parte di testina che sta appoggiata al mio braccio. Adesso visto che lui dorme ne approfitto per farmi una doccia, anche perché sono un po' sudata anch'io, e poi mi rilasso qui a letto, guarderò qualcosa su Netflix, magari un film che ho già tocchiato da un po' di settimane ma che ancora non sono riuscita a guardare, ora mi sfugge il titolo, e poi andrò a nanna anch'io. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacione e a presto!